Buonasera, benvenuti, il dojo è aperto. Non è un tramonto, ma è un'alba quella che vedete dietro. Me l'hanno chiesto in tanti, ce lo chiedono sempre. È un'alba che sorge, è una fiaccola che teniamo accesi come Bushido palestre in questo momento particolare, in questo momento di venti contrari, la fiaccola è accesa. Quindi la frase di inizio che ho particolare questa sera, come sempre, per dare un po' di evocativo alla puntata. E dice chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ernesto Che Guevara. Buonasera, benvenuti a Come la Luna nel Pozzo, ma non sono solo. Buonasera, buonasera maestri. Buonasera, 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 buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo qui un ospite importante. Presenti lei, Presidente. Prego, prego, non voglio rubarti la scena. Parli di Presidente. Vai. Vado subito. Vedete come è facile scegliere quando devo subire così anche in diretta. Il mio Presidente mi comanda. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo qui l'onorevole Ciro Maschio. Buonasera ai Fratelli d'Italia, che ci onora della sua presenza. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Anche perché il tema delle palestre chiuse, delle attività produttive chiuse, siccome maestro, scusami, la palestra è un'attività produttiva. Sì, ma io non parlo se prima non ho aperto con la sigla. Ah, scusa maestro, sono muto. Sì, va bene, strano muto questo. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Detto questo, possiamo raccontare. Siamo chiusi da più di un anno e abbiamo bussato a tutte le porte, dobbiamo sinceramente ringraziare l'onorevole, perché l'unica porta che ci hanno aperto sono stati questi tenaci di Fratelli d'Italia che danno segnale, e stasera è qui in diretta, ci mette la faccia come pochi fanno, è difficile, e insieme a noi cercheremo di portare dei messaggi, spero, positivi al popolo dei ristoratori, delle palestre, delle piscine e quant'altro, perché da più di un anno è difficile tirare al 27. L'onorevole Maschio ora ci darà sicuramente notizie strabilianti e usciremo con il sorriso, è vero o no, onorevole? Più che notizie strabilianti, in questo momento siamo tutti stupiti e arrabbiati per il fatto che non si capisce per quale motivo, a più di un anno dal primo lockdown, quindi con l'aggravante che quest'anno è anche in corso il piano vaccinale in ritardo, ma che c'è, quindi ci dovrebbe essere un livello di protezione ancora maggiore, eppure ci stiamo avvicinando a fine aprile, viene annunciata una mezza, finta, parziale riapertura di qualche attività, molto poche rispetto a quelle che potrebbero aprire, ma più o meno siamo agli stessi passi del 3 maggio dell'anno scorso. E questo è assolutamente insensato, inspiegabile, ingiusto. E noi è da più di un anno che ci battiamo a fianco alle tante attività sportive, alle tante attività di ristorazione, alle tante attività che soffrono perché sono costrette a chiudere, ci battiamo in piazza e nelle aule parlamentari per affermare una cosa che sembra molto, molto semplice, sembra strano doverla dire, e cioè che lo sport e l'attività motoria in genere fa bene alla salute, quindi aumenta le difese immunitarie. Questo è certificato. Questo è un dato di fatto scientifico oggettivo. Aumenta il livello di benessere fisico e mentale delle persone, quindi aiuta ad alzare le difese, e può essere svolta in piena sicurezza nel rispetto delle norme di distanziamento, di igienizzazione, di protezione. E quindi non c'è una sola ragione logica per tenere aperti gli autobus, i tram stipati di gente perché il piano dei trasporti non ha funzionato, e di tenere chiuse invece tante palestre, scuole di danza, scuole di arti marziali, attività sportive che hanno dimostrato di essere disciplinate e capaci di aprire in modo assolutamente sicuro. Ma penso, onorevole, che mia madre, alla veneranda età di 88 anni, mi diceva domenica, ma non capisco, voi siete chiusi da più di un anno e i casi sono sempre gli stessi, ma allora forse sono
chiuse le attività sbagliate, non corrette, dicevo mamma non dire queste cose, non dire queste cose. Salutiamo la mamma, ciao mami, e il discorso è che fila, che passa nei corridoi, insomma, Radio Scarpa più o meno dice questo, dice ma com'è questa storia, non sono calati i numeri, eccetera, eccetera. Ma lei tra le righe ce l'ha già questa risposta. Mezzi pubblici, le scuole, ragazzi, però non voglio fare polemica. Faccio io però la polemica, ma approfitto, intanto che il Presidente è distratto, è apparso sui giornali adesso recentemente la notizia di ieri, ancora a Colleferro, di questa aggressione di questi giovani che dicevano fanno arti, hanno picchiato questo ragazzino, ancora una volta, fanno arti marziali. Allora tutti quelli di arti marziali sono di quella cattivi, parte certo, politica certo. Lì, brutti, sporchi, cattivi, e le arti marziali insegnano la violenza. Le abbiamo già detto, le arti marziali insegnano il rispetto, le arti marziali insegnano a comportarsi in maniera civile, a stare e controllare le proprie emozioni. Noi non insegniamo a picchiare nessuno. Jiu-Jitsu è l'arte della cedevolezza portato nella vita, portato anche nel proprio carattere, nel formare il proprio carattere. Formi ancora il tuo carattere, Maurizio? Sì, venite a fare uno stage con il mio capo scuola, con il mio presidente, e il carattere vi viene formato nel rispetto del ruolo, nel rispetto delle cose. Quelle cose lì non ci appartengono, scusami. Ma giusto ieri la Presidente, anzi, ce lo racconta lei se ha voglia. Non so cosa. L'avvenimento di ieri. C'è stato il terzo incontro, quindi a livello internazionale, chiaramente l'abbiamo fatto online, le pochissime persone che erano all'interno della nostra struttura, quindi nel Dojo Bushido, sono rimaste nella maggior parte del tempo con la mascherina, comunque distanziate. È stata una bellissima emozione, abbiamo festeggiato gli 80 anni di Shike, quindi tanti auguri ancora gli auguri a Shike. Al nostro Shike. È stato bellissimo, emozionante, purtroppo... Monco maestra. Abbiamo dimostrato che si suda nel rispetto delle persone, nel rispetto dell'umanità, degli animali, nel rispetto completo. Si suda, sacrificio. Cioè, noi veniamo sottoposti spesso e volentieri a interrogativi del tipo ma voi insegnate a picchiare, ma non hai mai frequentato una palestra di arti marziali? Devo dire che sono dei luoghi comuni totalmente sbagliati, ed anzi è grave che alcuni media banalizzino così un patrimonio di valori come quello del mondo delle arti marziali. Io credo che la vicenda di Colleferro, che avete citato prima, dei due fratelli bianchi, che sono dei delinquenti comuni, si colloca esattamente all'opposto delle arti marziali. Cioè il modello di cui sono portatori i picchiatori di Colleferro, i fratelli bianchi, è un modello basato sull'ostentazione del lusso, l'uso della cocaina, la riproposizione di modelli scimmiottati nelle serie TV, modello stile Gomorra alla Saviano, che è esattamente l'opposto delle arti marziali, che insegnano la disciplina, l'umiltà, il rispetto dell'avversario e soprattutto dei più deboli. E quindi voi fate bene ad affermare questo principio, perché se questi due fenomeni avessero partecipato a una qualsiasi lezione di arti marziali in una delle vostre palestre, sarebbero probabilmente evaporati. Si sarebbero sentiti a disagio, fuori luogo, quindi o avrebbero cambiato radicalmente il loro stile di vita. Bravissimo, o avrebbero capito. Sei consciente che ha un cammino marziale anche l'onorevole? Sì, ho sentito. Vuoi raccontare il tuo cammino marziale, onorevole? Ma sì, è una passione che condivido con voi da tanti anni, perché fin dalle scuole elementari da ragazzino praticavo il judo, e poi un po' più grande, ma ormai purtroppo questo mi rendo conto che passano gli anni, da oltre 30 anni faccio arti marziali, faccio Kung Fu, sia la parte morbida che quella più dinamica, quindi sia il Tai Chi che lo Shaolin o il Wing Chun, e quindi insomma devo dire che
praticare le arti marziali mi ha dato sicuramente un certo. equilibrio, un senso del rispetto degli altri, una disciplina che tutti i ragazzini dovrebbero imparare. Grazie onorevole, sì. questa è veramente la testimonianza che ci fa felici. E cogliamo l'occasione per donare all'onorevole il nostro libro, il programma grazie. Tecnico grazie. Della nostra scuola. Grazie. Maestra, se facciamo scorrere il nostro WhatsApp, certo. possiamo chiedere alla regia se ci fa scorrere il WhatsApp, perché... Qui abbiamo codificato le nostre tecniche per diventare cinturoni. Molto interessante. Sono 250 tecniche. Quindi si è spiegato sia in italiano che in inglese. E, insomma, abbiamo alcuni maestri su queste fotografie che ormai è già passato. È vecchio, perché basta veramente poco per continuare a modificare le tecniche, però si dà un'idea di tutto il lavoro che facciamo sul tatami per diventare, questo è il primo step, per diventare cinture nere. Quindi con calma, se lo può. È fatto molto bene, sto grazie, vedendo le immagini. Lì si arriva solo a complimenti per la qualità. Sì, grazie. Con dedica del nostro software. È il lavoro di tutta, l'equipe, di tutta la nostra associazione. Che scorre. Chi volesse fare domande in diretta, onorevole, o ai nostri... Entriamo un attimino un pochino più sul vivo della situazione. Sì, maestra, a Roma, sì. cosa succede? Abbiamo un filmato, se vogliamo, sì, dire, dell'onorevole Meloni. Sì, così vediamo in diretta cosa succede a Roma. Piazza. Questa è una manifestazione simbolica che abbiamo fatto davanti a Montecitorio qualche settimana fa, dopo aver fatto molte battaglie in aula con proposte in cui chiedevamo con chiarezza di consentire la riapertura delle attività motorie, delle palestre, delle scuole di danza, abbiamo voluto fare anche un'iniziativa simbolica, e cioè quella di, come vedete, far manifestare con una semplice dimostrazione alcune scuole di danza di Roma, per simbolicamente sottolineare come la pratica dell'attività motoria, dell'attività sportiva faccia bene alla salute, possa essere svolta in modo assolutamente disciplinato, sicuro e distanziato. E non c'è alcuna ragione comprensibile per cui questi ragazzi, che in tutta Italia sono milioni, che praticano attività e che sono costretti adesso a restare chiusi, non c'è nessuna ragione al mondo per cui non possono tranquillamente continuare a farlo. E infatti su questo siamo rimasti anche molto delusi che l'ultimo decreto annunciato dal governo, che ha annunciato alcune riaperture su cui ci sarebbe molto da discutere poi, perché sono molto limitate, siamo rimasti molto dispiaciuti e delusi che ancora oggi sia rimasto totalmente fuori da queste riaperture per il mese di maggio tutto il settore sportivo e non solo. È inspiegabile, noi continueremo a batterci per spingere e per avere risposte chiare per un mondo, quello dello sport, adesso dico sport, ma in questa formula riassumo tutte le attività, sia marziali, sia artistiche. Ti fermo un attimo, sia onorevole, pensiamo un attimo al tempo che è passato. Prendiamo il maestro di sci. Dici, cosa c'entra il maestro di sci, Maurizio?
lo sport, il turismo, l'enogastronomia, tutto collegato. Assolutamente. Tutto collegato. La stessa cosa, la difesa personale che viene fatta, i corsi di difesa personale femminile, un istruttore che fa e va in un centro vacanze, fa l'istruttore, quindi turismo, enogastronomia, visitare i posti dell'Italia. Il nostro motore è l'industria del turismo, è l'arte. Giriamo il dito nella piaga, magliette, gadget che non vengono stampati. Certo. Assolutamente. Assolutamente. È un indotto incredibile. Noi stessi siamo abituati, provinciali come siamo noi bresciani, ad ogni manifestazione chiudere con una bella cena, la pizzata, la spaghettata, ragazzi. Anche lì un settore devastante. L'ultima cena che il presidente ha organizzato, eravamo più di 150 maestra a cena. Sì, quindi sì. Anche se tiriamo fuori poco, 20, 25, 30, 40 euro a testa, facciamo un po' i conti di tutto quello che possiamo muovere anche dal punto di vista ludico, aperte e chiuse virgolette. Sì, ma soltanto noi con gli stage domenicali e vai. Ah, e gli incontri nazionali e vai, internazionali e vai, è un mondo, ma poi dicevamo le attrezzature che si rovinano, vengono poi ricomprate, è un settore spaventoso. Noi abbiamo degli amici, un caro amico, anzi raccontiamola se mi date un minuto. Maestro. Abbiamo degli allievi a Piacenza che lavoravano dentro una struttura importante e poi i vari stili, le varie voglie di fare hanno detto a questi tre maestri, quasi quasi ci mettiamo da solo e apriamo la nostra palestra. Mamma che mia. Ne dici, maestro? Ma certo, grande prestigio, dai, forza che ce la facciamo. Hanno fatto una spesa, hanno speso tutto quello che avevano in pratica e non hanno mai aperto un giorno. Non hanno mai aperto un giorno. Ma se vogliamo metterla sul piano economico, per dare due numeri, il mondo, il movimento che ruota attorno alle attività motorie muove un fatturato di oltre 8 miliardi di euro all'anno. Detto niente. Occupa in varie forme quasi un milione di operatori. Alcuni, pochi fortunatissimi, quelli delle attività professionistiche altamente competitive, possono ancora mantenere le attività, tutti gli altri sono stati sostanzialmente bloccati. Quindi già solo il dato economico ci dice come sia un danno enorme mettere in ginocchio questo settore, che non ha avuto poi a compensazione delle chiusure rimborsi, indennizi sufficienti, neanche lontanamente, neanche solo a pagare una parte dei costi fissi delle palestre, delle strutture che restano aperte, figuriamoci tutto il resto. Ma in aggiunta a questo gravissimo danno economico c'è quello alla salute, c'è quello morale, c'è quello psicologico di milioni di persone, di praticanti, poi che questo milione di operatori fa attivare ogni giorno, ogni settimana, che si trovano in una condizione di grave disagio di salute fisica e mentale. E poi noi siamo animali sociali, abbiamo bisogno di socialità, dobbiamo ritornare ad avere quello che dice il nostro maestro, il nostro presidente, ma lo condividerai, alla difficoltà nostra è il pensiero di poter riportare le persone in palestra, perché dopo un anno e mezzo l'abitudine mentale e psicologica di essere spazi ristretti, rinchiusi, eccetera, il nostro cervello dice: ma adesso io perché devo tornare in palestra? Perché? Ma il mio cervello non c'ha più questo entusiasmo di voler fare, di voler venire. Sì, certo, la preoccupazione c'è, inutile che diciamo che non c'è. Certo, la preoccupazione c'è. Certo. No, la mancata riapertura delle palestre al 1° maggio, che è già tardi, è stata una mazzata, perché se si dovesse aprire a giugno, quando ormai si è all'inizio dell'estate, no. Sappiamo tutti che in estate la gente fa le ferie, o comunque va al mare, va al lago, va in vacanza, e quindi significa che l'attività dei corsi, delle palestre, inizierebbe a settembre. Complimenti. Facciano finta di dire che vi fanno riaprire le palestre a luglio, agosto, non serve a niente, tanto valeva che dicessero voi siete fino a settembre. Anche e questo è inaccettabile. I corsi a giugno comunque sia vengono chiusi, solitamente si fa da settembre a giugno, quindi a giugno si fa il saggio o la competizione di fine anno. A luglio c'è qualche stage di cintura nera, si prepara l'esame, esatto. Piccoli flash, si prepara l'esame, si prepara la manifestazione, diceva giustamente l'onorevole, che ha colto ancora una volta nel segno,
perché nel quello che chiamiamo la convention di ieri, via cavo, tutti hanno detto la stessa cosa. L'80% sono personaggi che hanno una palestra in affitto e hanno detto: io non apro. A giugno non apro perché la gente se ne va al mare, se ne va in montagna, è inutile, non riesco a pagare l'affitto. Siamo in diretta su Sky, canale 810. Scriveteci al numero di WhatsApp che avete sotto sovraimpressione. Siamo in diretta streaming www.weltv.eu. Siamo in diretta Facebook sulla pagina della Bushido Palestre e della TV Well TV Channel. Ci siamo. Hai detto tutto. C'è un saluto da fare a due bambini che ci stanno, due ragazzini che ci stanno seguendo, Ginevra e Giovanni, che li saluto, zona di Perugia, quella zona lì, e c'è arrivato un messaggino. Anche i più piccoli, le famiglie ci stanno seguendo, per noi le famiglie sono importanti. Lei ha fatto tante puntate parlando dei bambini, delle famiglie, delle donne, dei corsi che per le donne, della storia dell'associazione in cui hai fatto vedere tutte le attività che hai fatto, Presidente, per i disabili, per le persone meno fortunate, con lo sport. Perché nel nostro piccolo sono queste le cose che facciamo, piccoli passi, piccoli tasselli nella società per anche noi. Le arti marziali non sono un calcio e un pugno, maestro. L'arte marziale per noi, come per tutti, è un cerchio, e quindi nel cerchio dobbiamo dare quello che abbiamo imparato, e noi in questa fase della vita teniamo questa fiaccola accesa qua in questa TV grazie a uno sponsor che poi è l'attività principale di quei due soggetti che sono alla mia sinistra, che però hanno deciso di investire denaro e energie in questa trasmissione e in quella del giovedì per mantenere con il video e con i social attiva, attenti le cose. Dopo abbiamo la fortuna di avere e l'avvocatessa, e lo psicologo, e la psicologa, e l'onorevole, che capiscono, hanno l'intelligenza di darci questa piccola boccata di ossigeno come la diamo alle famiglie o con quelli che ci stanno seguendo. Quindi purtroppo buone notizie non riusciamo a darne, insomma. Se si riapre a giugno, sempre se, le palestre, comunque la maggior parte delle palestre rimarrà chiusa. Sì, maestra, non vedo prospettive dal punto di vista economico, non c'è questa prospettiva. Noi adesso la settimana entrante, io adesso stasera... Quattro ore di macchina, mi dicevo. Quando finiamo la trasmissione prendo la macchina, vado giù a Roma, che domani abbiamo aula. In questi giorni alla Camera e al Senato ci sono alcuni decreti in discussione, ci sono quelli sulla parte sanitaria e quelli sulla parte economica. Sui primi noi presenteremo una serie di emendamenti per chiedere di far riaprire immediatamente tutte le attività che sono state ingiustamente chiuse, le porgiamo un grande a condizione che lo facciano come possono fare benissimo nel rispetto di tutti i protocolli che hanno già adottato. Sull'aspetto economico invece bisogna chiedere che a tutte le attività che non per colpa loro ma per scelta del governo sono costrette a restare chiuse, vanno risarcite non con una elemosina che non serve neanche a comprare i fazzoletti per piangere, ma con dei rimborsi veri che consentano di far fronte alle spese degli affitti, ai mutui e ai finanziamenti per chi ha fatto ha dei costi bancari che non sono stati sospesi, e l'erogazione di denaro che non sia il 2% del calo di fatturato dell'anno prima, cioè c'è gente che ha perso 200.000 euro e ti danno 5-6.000 euro, quindi una cosa che non ha nessun senso, ma che ci siano dei rimborsi effettivi. Quindi nelle prossime due settimane noi ce la metteremo tutta con degli emendamenti per provare a cambiare questi decreti che hanno limitato troppo un mondo che non se lo merita. Ce lo ricorderemo, perché questa voce nel deserto che c'è adesso, dal punto di vista, noi ce lo ricorderemo, a tutte le palestre ce lo ricorderanno questa cosa qua. Perché prima o poi succederà una cosa che deve succedere, si tornerà a votare, ma non è questo l'ambito per poterlo dire. Sì, però fa piacere sentirlo, perché veramente siete una mosca bianca nel mondo politico, è veramente l'unica forza che va controcorrente, che sta dicendo: ma come? Io sentivo l'onorevole Meloni che diceva: ma come, li facciamo aprire il primo giugno, ancora un mese e mezzo, che gli diamo da mangiare ai figli di questi?
Cosa diciamo a queste persone senza stipendio ancora un mese e mezzo? Noi abbiamo avuto la segretaria che ha avuto, come diceva lei, dei ristori ridicoli, ma ancora di più. Noi non abbiamo visto nulla, ma chi se ne frega? Ho preso di più la segretaria. Ma la situazione dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, che cosa gli buttiamo? È giusto. Allora, se solo un partito si permette di dire questa verità cruda in faccia, porterà a casa un bel po' di voti alle prossime elezioni, come diceva il dottor Poli, ammesso e non concesso, che si riesca ad andare a votare prima o poi. Sì, ma che poi questa non è neanche una cosa di partito o di idee diverse, è una cosa talmente banale, di buon senso, che c'è una domanda dovrebbe unire tutti, perché è talmente semplice, sì. Che non, cioè noi anzi siamo prontissimi a regalare i nostri emendamenti anche a qualcun altro, se vogliono far vedere che li hanno fatti loro, noi li abbiamo già pronti, sono già firmati, se li firmano loro, basta che votino due cose insieme a noi per consentire a tutto un mondo come il vostro di sopravvivere. C'è una domanda per te, Rodrigo, certo. Marzialmente parlando gli diamo del tu, niente giustamente. Dice Andrea da Milano, ma le palestre che fanno solo attività a contatto e non fitness? Che domanda. Potranno riaprire? Ti rispondo subito io, ma non, cioè, allo stato attuale, maestro... Con una battuta, sì. Solo se sono vaccinati con i due vaccini, quindi se hanno più di 70 anni, 80 anni... C'è questo meme che dice che riapriranno le scuole di pole dance e ci sono queste anziane, solo quelle più vaccinate, ci sono queste signore attempate che sono intorno al palo, loro possono esercitare. Oppure, è un meme amaro se vogliamo vederlo. Oppure con un tampone delle 48 ore che dimostrano, se vai due volte a settimana in palestra, di spendere 140 euro a settimana solo per i tamponi. Ma adesso arriveranno i tamponi che costano meno, sulle 10 euro. Diciamo ad un ragazzo, uno studente o un genitore che ha tre figli che vanno in palestra, che aggiungiamo anche 10 euro, 20 euro. Con l'iniziativa che aveva fatto la maestra, sì, a favore dei medici e degli infermieri gratuiti per venire in palestra, ha fatto questa iniziativa. Vogliamo ricordare l'iniziativa della palestra della maestra per tenere i prezzi fermi, per agevolare le persone a poter venire in palestra. Piccole cose, sono imprenditori perché anche loro il mercato lo conoscono. E anche aumentare i corsi per far sì che le persone vengano diluite, abbiamo cercato di pensare anche questa cosa, però vabbè, non è servito. Abbiamo fatto le iniziative del Presidente, sono state la fantasia al potere, nel senso che ho qui una nave da crociera dal punto di vista della palestra, perché è molto bella, è una nave da crociera, ci investono sempre perché tutti gli anni investono continuamente, certo, perché certo. La mentalità di imprenditori ce l'hanno, da una parte c'è l'azienda e dall'altra parte c'è l'altra azienda, ci sono due porte comunicanti, sliding doors, praticamente però giri nello stesso headquarter, come dicono quelli inglesi, quelli bravi, però è così, nel dojo la presidente rivernicia, è il sacco nuovo, è il tatami nuovo, e disinfetta, e le docce nuove, la caldaia nuova. I protocolli per diciamo poter riaprire. Infatti, no, ma anche perché, allora, voi in modo particolare qui in Lombardia avete vissuto la parte più drammatica, anche numericamente, certo. Della pandemia, e quindi più di tutti avete una sensibilità fortissima nel mantenere l'attenzione a tutto, per cui non c'è dubbio che i cittadini e gli operatori delle attività sportive possano e sappiano essere totalmente disciplinati. Il governo ha fatto investire tutte queste attività per attrezzarsi a rispettare i protocolli, e dopo che avete speso i soldi per attrezzare e per organizzarvi, per svolgere l'attività nel rispetto delle norme, vi hanno detto non potete più farle, che anche questa è una cosa assolutamente una presa in giro. Noi abbiamo fatto anche un question time, che è l'interrogazione in aula, all'allora ministro dello sport, per caso Spadafora, dico per caso perché lui stesso, lui stesso è stato sostituito, ha detto... ho conosciuto un mondo non sapevamo neanche l'esistenza. Ci siamo accorti che prima di diventare ministro lo sport non sapevi neanche dove stesse di casa. C'è una battuta qui, sono feroci adesso che c'è.
Dice che sembra che sia possibile giocare a carte intorno a un tavolo, ma non fare arti marziali. Grazie Giovanni, ma non è così. Guarda, grazie della ferocia, ma è così. La battuta, ormai rimangono solo le battute da fare. Infatti in questo momento sembra che sia consentita solo l'attività all'aperto, individuale, distanziata. Anche questo, cioè, che poi è lo stesso problema che hanno anche i ristoratori, no? Hanno fatto finta di dire che aprono alla ristorazione, ai bar, però possono aprire da una certa ora in poi senza coprifuoco solo coloro che hanno gli spazi all'aperto. Allora, primo, tutti quelli che non hanno spazi all'aperto restano chiusi. Secondo, quelli che hanno gli spazi all'aperto, con il freddo che c'è in questi giorni, a maggior ragione se pensiamo in montagna dove c'è ancora più freddo, o come avete visto anche voi i meme che girano di quelli che ordinano da mangiare all'aperto con l'acquazzone, col temporale o col vento. Cioè, che senso ha? Cosa fa la gente? È al tavolo, viene il temporale, cosa fa? Deve andare via. È evidente che questa è una finta apertura. Lo stesso vale per le attività sportive. Uno che ha una palestra dove può aprire le finestre, tenere la gente distanziata, fare i turni per fare le lezioni in modo selezionato un po' alla volta agli allievi, nel rispetto delle normative, con la mascherina, eccetera. È assolutamente fattibile. Il nostro direttore lo devono fare. Il nostro direttore tecnico Davide Chiarini, che ieri era presente, dice: Davide, ovviamente, certo, lo so che sei Davide, si vede da quello che scrivi, ti interpreto, maestro, so che sei tu. Buonasera a tutti, punti esclamativi. Ciao, so che Sciane, ovviamente, maestro Maurizio. Centri commerciali già pieni, puntini, le palestre vuote, che tristezza. Panem et circenses, riempiamo gli occhi alla gente, così si dimentica di ciò che conta. Un abbraccio a tutti, ieri magnifica manifestazione. Grazie Davide, ci segui sempre. Il nostro direttore tecnico, guarda, direttore tecnico, che avrai un maestro di Kung Fu che verrà a trovarci, è invitato dal presidente a settembre. Assolutamente. E poi all'evento che il presidente sta costruendo. 24, 25, 26 settembre sul lago di Iseo. E lì incrociando tutto quello che è all'interno della settimana europea dello sport. Quindi sarà un evento molto molto interessante a livello internazionale e siamo tutti in fibrillazione. In fermento, anche perché a settembre avremo fatto questo vaccino, porca miseria. Eravamo aperti anche l'anno scorso a settembre, quindi quest'anno adesso. Io faccio quel famoso gesto. Sì, crociamo le dita. Non si può fare l'altro gesto perché siamo in uno studio televisivo. Ma adesso ci sono leggi che se fai delle cose strane ti denunciano. In Parlamento c'è una legge stranissima che sta per essere approvata, quindi bisogna stare attenti anche a cosa si dice e come si esternano certe cose. Però tornando alla positività. Tornando alla positività, volevo solo sottolineare un discorso che ha sollevato l'onorevole con molta delicatezza e molta capacità. In una delle ultime manifestazioni pacifiche, sottolineo pacifiche, di questi artisti marziali, in Piazza della Loggia a Brescia, si sono avvicinate due ragazze, nei miei confronti due ragazze, due signore, che dicevano: abbiamo messo tutto nelle nostre attività, ballo e yoga, eccetera. Abbiamo messo tutto quello che avevamo. Stavamo vedendo un qualche piccolo frutto, è venuta la chiusura, disperazione. Poi ci hanno detto: riaprite, riapriamo con tutte quelle garanzie, sanifica, pulisci, eccetera, eccetera. Vi diamo anche dei denari con la garanzia dello Stato. Si sono fatte fare un prestito, quei famosi 25.000 euro, e la settimana dopo ha avuto il prestito, hanno di nuovo chiuso. Queste in ginocchio a piangere, ci chiedevano: fatemi parlare. Le abbiamo poi invitate e abbiamo visto la disperazione negli occhi di queste. C'è questa puntata che il Presidente ha voluto dedicare a queste attività chiuse, altre palestre meno fortunate, le ha portate qui per dare spazio, dare almeno voce. Quello che sta facendo adesso l'onorevole è essere al nostro fianco qua, per non fare niente di strano, dichiararlo almeno però. Le arti marziali, come ha detto il nostro Socchi, sono nati sotto palazzo a Milano, della regione, a Brescia in Piazza Vittoria, a protestare in maniera colorata ma non violenta, perché le arti marziali e le attività sportive sono rispettose, però almeno la possibilità di dimostrare il dissenso, dimostrare, dire, alzare la mano e dire: ehi, guarda, forse ti sei dimenticato. Ci siamo anche noi, forse ti sei dimenticato di noi.
come... È vero che tutte le attività sono importanti, è vero che tutte le attività economiche in un contesto di un paese, visto nella sua globalità, sono importanti, ma come ha detto lui, la cifra è importante, cosa muove il volano dal punto di vista delle palestre. Questo volano però va a finire anche, come ci hanno detto le psicologhe che sono venute, come su sollecitazione al mio maestro che mi ha dato un input sul furgone mentre andavamo a fare... dice, dice, coordinatore, perché non approfondiamo questo tema? Me l'ha dato lui, me l'hanno dato loro, là. E abbiamo catapultato qua delle psicologhe che ci hanno parlato del disagio giovanile dei ragazzi, le risse che scoppiano i ragazzini, lo sai, 14-15 anni, la violenza sulle donne, purtroppo, accentuata dal spazi ristretti già ieri, no? Stamattina, Anche adesso molto probabilmente, e molte non vengono denunciate. La possibilità alle donne, come si batte spesso la nostra Presidente, di poter difendersi. Non insegniamo a diventare Rambo, insegniamo solo a venire in situazioni sgradevoli. Anche con la parola, non solo con le mani, vero maestro? Sottolineava il colonnello dei Carabinieri 15 giorni fa, il nostro ospite, che c'è bisogno, perché la gente altrimenti si sfoga in altri modi, c'è bisogno di riaprire, di dare gli spazi che la gente si è guadagnata in questi anni di sacrificio, di lavoro. A partire dalle scuole, ragazzi, non voglio parlare soltanto di palestre, ma gli spazi scolastici, è importante per i nostri bambini poter comunicare con i coetanei, si abituano, lo sto facendo io, mi sto abituando a mangiare alle 19.30 la sera quando ero abituato a mangiare alle 22.30-23, dopo la palestra. Ma poi riprendere sarà così facile? Dico, spiegare al 17enne-18enne che oltre al video c'è anche il sudore della fronte e la fatica corporea. Abbiamo avuto il tenente colonnello Nino Briguglio, che salutiamo, sì, assolutamente, che insegna alla scuola ufficiale dei Carabinieri a Roma, ci ha fatto l'onore di venire qua, lui insegna Aikido, insegna di difesa personale ai futuri ufficiali dell'arma. Abbiamo avuto l'onore di averlo qua nel nostro dojo. Come vedi, cerchiamo di spaziare un po' dal punto di vista... Ieri avevamo Roberto De Ronzi nello stage, certo. un ragazzo, un maestro della Polizia speciali. Di Stato, le Forze Speciali di Polizia, quindi personaggi che danno, oltre alla passione e alla protezione della nostra popolazione, il loro tempo libero in questo mondo strano e magari poco conosciuto delle arti marziali. La nostra fortuna raddoppiata, perché l'onorevole è un artista marziale. Ma sì, abbiamo anche un altro video, onorevole. Sì, abbiamo un contributo che ci ha portato da Facebook l'onorevole, due sue piccole chicche che ci ha portato. Vediamole. Siamo davanti a Montecitorio per dire che lo sport è salute e può riaprire in sicurezza. Senti. Sono piccole cose che danno... Complimenti! Bravo. Sono stati colleghi che mi hanno costretto quasi per scherzo a fare questa cosa, perché a questo sit-in io avevo capito che dovevamo presentarci in tuta e non vestiti da Parlamento. Certo. E quindi ero anche andato a fare allenamento, ero ancora in tuta. Allora mi hanno detto, tu che fai la verticale, che è un atto simbolico. Sì. Poi è diventato un gesto simbolico, perché poi chi vive ogni giorno l'attività sportiva e chi pratica come noi le attività motorie sa quanto importanti sono per la propria salute e per la qualità della vita di ogni giorno. E quindi togliere a tante persone la possibilità di condividere questa attività è un danno grave anche oltre all'aspetto economico. Ci dicevano anche alcune associazioni che abbiamo incontrato in queste settimane che in particolare poi togliere le attività motorie, le attività di socializzazione oltre alla scuola alle persone più fragili è stato ancora più devastante. Certo. Ci sono tanti ragazzi che hanno ad esempio i problemi di autismo o altre forme di fragilità, di disagio, che in assenza di attività sociali e motorie in questo lunghissimo periodo però stanno regredendo moltissimo agli stadi. Ti devo fermare.
il presidente di Abbattuto mi ha dato la possibilità, abbiamo avuto ospite qua, si chiama, è un pesciolino di lago, del lago di Gio, si chiama Aula, e hanno fatto gli ultimi, i pesciolini, c'è questa associazione, le aule per i ragazzi down, qua a Brescia, noi seguiamo anche questo aspetto qua, è venuto qua l'istruttore a parlarci di questo aspetto, che stai dicendo esattamente le cose che ha detto lui. Lui fa nuoto, porta i ragazzi in acquacicità, e quindi le aule che salutiamo, ciao, certo, aule, ciao, che sono state qua da noi, e tu stai dicendo l'esatta cosa che ha detto lui, le esatte cose, la regressione che c'è stata in questi ragazzi qua. Ecco, se posso domanda, fare una battuta, certo. Allora abbiamo le sardine che vanno a, fare, vanno a montare in piena pandemia, le sardine vanno a montare una tenda nella sede di un partito, non nomino quale, sì, perché siamo in un contesto non, di, non politico. Le sardine vanno a montare la tenda nelle sedi di partito. Ce lo faccio io, ma resta. E le aule invece dicono fateci aprire le attività. Le perché piscine, la piscina, l'acqua, l'acqua. Quindi meno sardine, più aule. Grazie, onorevole, grazie. C'è una domanda da Brescia, che sono quelli di Brescia, sono sempre un po' pungenti. Tosti. Ma onorevole, avete una soluzione per le attività come le nostre? Se l'avete, Giovanni da Brescia. Giovanni, adesso onorevole, non vedo la sfera di cristallo. Soluzioni, lui... Proposte, tante, proposte ne ecco. Sta facendo, ne stanno facendo, e sono all'opposizione, alzano la mano, stanno facendo degli emendamenti, stanno facendo delle proposte. Dopo, essendo all'opposizione, se quelli ti votano contro la tua... Noi abbiamo consegnato, Giorgia Meloni ha consegnato a Draghi dei dossier sui vaccini, sul piano pandemico, sulla situazione economica, eccetera. Abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti, come vi dicevo prima, sulla parte sanitaria e su quella economica. Quindi noi stiamo combattendo, sapendo che è una battaglia giusta, e speriamo almeno che su 100 cose ne portiamo a casa 10, che almeno limitiamo i danni in questi momenti difficili, sperando che nel giro di qualche settimana poi si rimettano in moto. L'intelligenza delle persone sta a dire, se lui è al governo, io sono all'opposizione, l'intelligenza sua, se io faccio una proposta intelligente, dovrebbe accoglierla. Ma in questo momento particolare in cui dobbiamo andare uniti contro questo mostro. Quindi se c'è un'idea intelligente dell'opposizione, che in questo caso di Fratelli d'Italia, non tutte magari saranno giuste, ma qualcuna ci sarà che sia intelligente dal punto di vista di accogliere, dal punto di vista economico, perché si muore di virus, lo sappiamo bene, a Brescia, Cremona, Bergamo, la sofferenza delle famiglie, non siamo distanti dalla realtà, ma siamo anche ben presenti, questo virus economico che sta serpeggiando, il virus economico vuol dire chiusure delle attività, pericolosissima questa cosa qui che si sta... Ci stiamo dimenticando, scusate se mi sono lasciato andare. No, ma il mondo sportivo è in difficoltà, tutti lo vedono, ma anche il mondo industriale è in grande difficoltà. Noi abbiamo provato sulla nostra pelle, quando il 10 o 15% del tuo personale comincia a contrarre questo maledetto virus, vuol dire che per un mese non ce l'hai più in forza motrice. E poi rientrerà, oggi sarà di nuovo un positivo, un negativo in famiglia, che bloccano tutta la famiglia. Ma avete presente cosa vuol dire? Noi nel campo dell'automotive non abbiamo più un chilo di acciaio, non abbiamo più legname, non abbiamo più prodotti, perché non stiamo producendo. Le aziende sono zoppe, zoppicano. Io non so se l'onorevole ha già immaginato, sicuramente sì, come sarà la nostra ripresa, cosa faremo, finito, speriamo velocissimamente questo Covid. Ha già un'idea, onorevole? Ma siamo di fronte a una cosa talmente incredibile che nessuno in tutto il mondo era pronto ad affrontare, per cui non sappiamo ancora esattamente come ci rialzeremo dopo. Quello che ci dà molto fastidio è che alcuni paesi si riprenderanno più lentamente di altri, perché hanno sbagliato la gestione del piano pandemico e del piano vaccinale. E l'Unione Europea, quella che impone a noi enormi regolamenti sulle piccole cose di ogni giorno, sul diametro delle zucchine, è la principale responsabile del fallimento del piano vaccinale in tutta Europa, che ha portato dei ritardi rispetto ad altri paesi. Ma quello che sta dicendo adesso non lo Poi su questo sicuramente
noi dobbiamo vigilare affinché quei 200 miliardi del piano di recovery fund destinati all'Italia nei prossimi 5 anni, che non arrivano tutti quest'anno, siano spesi bene, siano spesi non per marchette o per cose ideologiche tipo gender o cose del genere, ma che siano spesi per semplificare la burocrazia, digitalizzare come si deve l'Italia per renderla più competitiva nel mondo, per dare un'iniezione poi di liquidi e di sostegno anche fiscale al mondo produttivo, che da sempre in Italia ha la capacità di pensare e di agire anche più veloce di quelli che sono gli altri competitori degli altri paesi europei o nel mondo, e che spesso è rallentato da una burocrazia, da una pressione fiscale che in Italia è devastante. Per cui almeno su questo credo che si debba approfittare di questa emergenza per azzerare tutto, togliere queste zavorre al mondo produttivo, perché se c'è una cosa, una lezione che stiamo imparando in questi mesi in Italia è che i cittadini e le imprese sono stati spesso molto più disciplinati e diligenti dei governanti che imponevano le misure. E quindi dobbiamo mettere queste forze in condizione di ricominciare a camminare senza avere lo zaino pieno di pietre. L'ha toccata piano, perché la realtà, maestro, è che questa guerra vaccinale che c'è in corso, perché è una guerra geopolitica, chi parte vaccinato prima, la sua economia riparte prima. Vediamo l'Inghilterra, è successo questo, è come una molla che noi teniamo, una molla della birra schiacciata tra le dita. Facciamo l'esempio dei pub. La birra ha detto potete bere all'aperto, è successo questo, che nel centro di Londra, articolo su Sole 24 Ore, non è che sono mago della pioggia, no, perché erano ancora chiusi, ai lati dei quartieri di Londra hanno riaperto e c'erano tutti pieni. Fatturati incredibili, ma sta succedendo anche Darwin, cosa vuol dire? Grandi pub, grandi catene stanno andando dove erano quelli che non ce la stanno facendo a riaprire e stanno andando a comprarsi per pochi pounds le attività, cosa che è successa a Venezia, che sta succedendo a Venezia, sì, con il mercato cinese che è venuto a comprarsi le attività. Questi sono fatti economici. Questa, hai detto una cosa giustissima, che è pericolosissima, perché qualcuno ha teorizzato il concetto vergognoso di attività sacrificabili, sì, mettendo quasi in conto che ci siano una serie di attività che possono in qualche modo scomparire o essere riconvertite. Ma in realtà quello che rischia di accadere è molto più pericoloso, e cioè che tutte queste attività, bar, alberghi, hotel, ristoranti, hotel, eccetera, strutture, vengono comprate a costo zero dopo un periodo di strozzinaggio dalla criminalità organizzata, che qui nelle nostre regioni ricche e produttive, ma anche nella capitale a Roma, è infiltrata in forme che non sono più quelle di una volta con la coppola e la lupara, ma col colletto bianco. Quindi questi si stanno comprando dal più piccolo negozio alle attività più grosse, perché quando uno è strozzato, per disperazione cede, e questo non lo possiamo permettere, perché significa annientare il nostro sistema produttivo. Vero. Domande per adesso non ce ne sono. Vediamo un altro video. Sì. Il governo ha messo in ginocchio il mondo dello sport. Prima ha fatto fare spese per adeguare le strutture, poi da ottobre ha chiuso tutto. Parliamo di un settore che fattura oltre 8 miliardi di euro all'anno e dà lavoro a oltre 1 milione di operatori. L'attività motoria fa bene alla salute fisica e mentale delle persone, e non c'è motivo di tenerla chiusa quando può aprire nel rispetto delle norme di distanziamento. Con un'interrogazione al governo e al ministro dello sport chiediamo rimborsi immediati, che finora sono stati quasi inesistenti, e chiediamo di riaprire palestre, piscine, centri sportivi nel rispetto delle norme di sicurezza, per consentire al mondo dello sport di non fallire completamente. Mi sembra chiaro, no? Mi sembra
mi sembra un aspetto chiaro. Quindi rinnovare l'invito sicuramente. Quanti minuti abbiamo, regia, che non mi ricordo? Tre. Tre minuti, oh mamma. È volata questa sera. È volata la puntata, con le domande, eccetera. Però la chiarezza, ringraziamo sicuramente l'onorevole per la chiarezza delle sue parole, senza tanti preamboli, andando direttamente al cuore delle persone e anche al cuore dell'economia, perché ricordiamo che le palestre danno lavoro, danno prospettive, danno opportunità anche a tante persone di poter provare anche una propria dimensione mentale, ma anche lavorativa. Ricordiamo agli imprenditori che sono lì alla mia sinistra che non sono soli, perché almeno da questo punto di vista c'è una forza politica che sta dando un'occhiata agli imprenditori, ai piccoli e medi imprenditori, che sono tutti, si riempiono la bocca di questa parola qua, ma poi visitare l'azienda, andare a vedere e calpestare il suolo di un'azienda e capire come il signore là in fondo deve tirare insieme per tutto il ciclo si vede, maestro. Ma io pensavo che va bene, niente. Che lavorassi solo con la giacca e la cravatta. Sì, no, maestro, no, no, sì, no. Maestro. Ho più abiti. Ti conosco da un po' di anni, qualche anno, maestro, non so cosa fai. E questo aspetto è molto importante. Una chiusura all'onorevole, poi c'ho la frase di chiusura e poi salutiamo. Io voglio ringraziarvi per aver condiviso con noi questa situazione e questa difficile battaglia che stiamo facendo. Noi continueremo ad ascoltare e a portare la vostra voce dovunque possiamo, in tutte le aule, con le azioni concrete che sono nella nostra disponibilità, e nel frattempo tutti noi, soprattutto voi che avete un'esperienza, una scuola di vita, praticando da una vita intera le arti marziali, sapete cosa significa non mollare, sapete cosa significa saper soffrire restando in piedi. Lo dovete non tanto a voi stessi, ma a quei milioni di praticanti in tutto il mondo che non vedono l'ora di poter tornare a andare a lezione dai loro maestri, a condividere le lezioni con i propri compagni, con i propri colleghi nelle varie discipline. E quindi speriamo che questo periodo passi più velocemente possibile, lavoriamo per cercare di risarcire i danni almeno il più possibile di tutto quello che è stato subito, ma sono certo che voi avete la forza di resistere e di essere pronti poi a riaccogliere i vostri allievi. Contate su di noi, perché noi condividiamo tutto quello che è il vostro... Ti disturberemo ancora magari da remoto? Certo. Qualche incursione la farai in diretta qua da noi? Ci concorderemo? Questo molto novità. Volentieri, e speriamo di rivederci a settembre, sì. A certo, questo appuntamento, certo, che certo. Possa essere anche un'occasione di rilancio vero e definitivo. Diamo la frase di chiusura. Grazie, che salutiamo. Grazie. Salutiamo tutti quanti, anche da parte del Presidente, del mio socio e dell'onorevole. Penso che faranno loro questa frase, perché per me ha molto significato in questo periodo. Per quanto una situazione possa sembrare disperata, c'è sempre una possibilità di soluzione. Quando tutto attorno è buio e non c'è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all'oscurità. Urakami Murakami, e questo qui è un segno della luce nel buio. Noi siamo la fiaccola che c'è nel buio. Grazie maestri, grazie a te, grazie a voi. Grazie a Fratelli d'Italia che questa sera ci ha dato questa voce importante. Grazie.